TV. Il Gay Village è stato palcoscenico ideale per la presentazione di libri di diversa matrice che ha favorito un dibattito schietto e sincero tra artisti diversamente impegnati nella scrittura. Storie vere e intense, perle di gioventù, fotografie socio-territoriali, racconti di esistenze che giocano a sfiorarsi. Dopo il grande successo di Se Bambi fosse trans, Emiliano Reali ha deciso di cimentarsi in Sul ciglio del dirupo, una raccolta di storie vissute, storie di donne, di uomini e di ragazzi. Sono racconti che mi sono stati raccontati, storie che ho vissuto in prima persona. Diciamo che è un libro sulla diversità, anzi meglio dire sull'alterità, quindi io parlo di tante forme di alterità da quello che è il modello, perché non voglio che ci sia un modello da seguire, quindi parlo di persone di colore, parlo di persone con una religione diversa dalla nostra, parlo di persone con un orientamento sessuale diverso da quello che è lo standard, cercando di scardinare i luoghi comuni e di far capire che l'altro è solo altro e non è diverso perché non c'è nessun modello al quale doversi attenere.